Ed eccoci qui di nuovo giovedì sera, quindi ben trovati a un nuovo appuntamento con Telespiego. Come sempre qui con me il copilota, anzi il pilastro centrale di questa trasmissione è lei, Pina Giordano. Ciao Pina. Ciao Lorenzo, ma sei sempre impeccabile. I tuoi complimenti davvero mi gasano troppo, ma sono davvero gasata perché oggi, questa sera, parleremo di nutrizione Si mangia a quindi? 360 gradi. Si prepara la forchetta. Sei pronto? Abbiamo fame? Dai, Da andiamo a morire. cena? Però No, abbiamo appena cenato. vabbè, Cerchiamo di mamma mia. capire se abbiamo cenato bene questa sera. Avremmo cenato bene? Lo chiediamo subito al nostro ospite, il dottor Danilo De Mari, farmacista ed esperto di fitoterapia. Danilo, buonasera, ben trovato a Telespiego. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Lorenzo e ciao Pina. Buonasera Danilo. Allora Danilo, iniziamo a fare un excursus. Abbiamo detto, abbiamo appena cenato, il mito della dieta però, quella buona e poco faticosa, insomma, diciamolo chiaramente, è solamente una bufala purtroppo, serve un impegno commisurato anche all'obiettivo richiesto. Forse io non ho più bisogno di Pina, ma questo rimane fra noi, diciamo così. E cosa si intende e come si forma e come si crea una dieta personalizzata? Allora, Lorenzo, innanzitutto con la parola dieta, spesso e volentieri, questa parola la colleghiamo a una privazione, a una rinuncia. E quindi di per sé la parola dieta ci mette paura e ci pone in una grande situazione di stress, come in in un momento, in un periodo della vita nel quale siamo costretti a cambiare le nostre abitudini, che però cambieranno per un piccolo periodo. Poi, finita la dieta, possiamo tornare a mangiare quello che vogliamo. Allora, più che di dieta, dovremmo parlare, ovvero tornare a parlare di diaita, che è il termine dal quale origina la dieta per i greci e per gli antichi romani, che invece parla proprio di un cambio di stile di vita, inteso nella li nuova alimentazione, nella gestione dello sport, gestione dello stress. E allora, se noi consideriamo la dieta come un cambio di stile di vita, diciamo che abbiamo vinto a tutti i punti di vista. Ora, la dieta, a mio avviso, deve essere personalizzata, al di là delle varie mode, no? Ogni anno noi vediamo nascere nuovi approcci alimentari, tutti comprovati da nuovi studi scientifici, molto solidi, molto concreti, e questo tende a mandare in confusione sia le persone comuni e sia le persone competenti del settore. La dieta deve essere personalizzata perché effettivamente siamo tutti differenti. Il che significa che una stessa dieta data a una persona A può avere un impatto differente su una persona B. E allora bisognerebbe andare a cercare di capire qual è il fabbisogno calorico giornaliero di una persona, se una persona è sedentaria, se una persona è uno sportivo. Insomma, ci sono vari criteri con i quali bisogna poi valutare la tipologia di dieta più opportuna per una persona anziché un'altra. Un altro tema davvero interessante e curioso da approfondire riguarda gli abbinamenti di cibo. Allora, Danilo, ti chiedo, per esempio, si possono abbinare carboidrati e proteine? Beh, assolutamente sì, Pina. Carboidrati e proteine è necessario abbinarli all'interno dei pasti, ma non solo. Non dobbiamo dimenticare di inserire dei grassi buoni all'interno del pasto e questo rientra nella sfera dei macronutrienti, quindi carboidrati, proteine e grassi buoni, ma dobbiamo anche inserire ad ogni pasto le fibre, le vitamine e i minerali per avere dei pasti completi. Vi faccio un esempio. Normalmente siamo abituati a pensare a una dieta come un mangiare, favorire carboidrati a pranzo e eliminarli la sera favorendo le proteine. Ora, noi la sera abbiamo bisogno di attivare la serotonina, che è un po' quell'ormone della felicità all'interno del nostro organismo, che ci consente di essere felici, ci consente di appagare la nostra fame e soprattutto di attivare poi la melatonina e migliorare il ciclo sonno-veglia, quindi migliorare la qualità del sonno.
Ora immaginiamo, per andare ad attivare quindi la serotonina abbiamo bisogno di alcuni precursori. Il precursore della serotonina è il triptofano, che non è nient'altro un amminoacido, il che ci viene da pensare, va bene, allora inseriamo le proteine, così andiamo a fornire al nostro cervello il precursore della serotonina. In realtà molti studi mettono in evidenza che per trasportare questo triptofano a livello del nostro cervello, dove poi verrà trasformato in serotonina, abbiamo bisogno di una quota di carboidrati. Quindi niente di più sano di inserire nelle opportune proporzioni del riso integrale, ad esempio con delle uova. In questa maniera riusciamo ad appagare sia i carboidrati sia le proteine, ma soprattutto ad dare un carico di serotonina all'interno del nostro ipotalamo, e questo è qualcosa di importante. Danilo, a proposito di cibo, prima abbiamo visto anche nelle carrellate di immagini fra carboidrati, ma anche la carne rossa. Spesso appunto il consumo di carne rossa è stato messo sotto la lente come considerato anche un nemico del benessere. Ci sono, innanzitutto è così, e ci sono altri alimenti che sono stati visti e devono essere visti, diciamo così, sotto una lente un po' più particolare? Allora, la carne rossa, per quanto riguarda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla chiaro, per quanto riguarda la carne rossa, ovvero indica che la carne rossa è probabilmente cancerogena per una serie di motivi. Mentre le carni conservate, che posso dirvi il classico affettato, il salame che ci può piacere molto, oppure il prosciutto cotto, la mortadella, sono quasi sicuramente cancerogeni. Cosa significa tutto questo? Che tendono a creare, a stimolare una infiammazione della mucosa intestinale. E se pensiamo alla dieta mediterranea, cioè ovvero alla nostra storia, la carne rossa era un alimento per pochi, riservato alle festività, quindi quelle due, tre occasioni, feste di paese, paesane, l'anno dove effettivamente si sacrificava l'animale e tutti quanti, tutta la popolazione riusciva a beneficiarne. Oppure era riservata semplicemente alle persone molto ricche che hanno iniziato in quel periodo a alimentarsi sempre più spesso di carne rossa. Questo ci ha portato nel tempo a un aumento dell'incidenza di patologie come la gotta in quelle classi sociali. Oggi la fotografia culturale è completamente differente. Io, ad esempio, quando arriviamo in una città attraverso il treno, possiamo notare che esistono i fast food, quindi con un accesso alla carne rossa all'interno di questi panini, ormai diventato accessibile per tutti a basso costo, mentre andiamo verso un'insalata, un'insalateria, con dei prezzi sicuramente più alti. Quindi è come se nell'ultimo periodo ci fosse una inversione, di tutto questo, che ci ha portato a un abbattimento dei costi della carne rossa e a mangiarli quotidianamente per le persone. E questo ci ha predisposto in generale all'interno del nostro organismo per vari meccanismi a un aumento dell'infiammazione cronica sistemica. E il problema è proprio nell'infiammazione, nello stress ossidativo e nell'accumulo di tossine, che ci portano a una situazione di acidosi sistemica e a un rallentamento globale del metabolismo. Spesso pensiamo alla carne come un alimento completo anche per integrare ferro. In realtà il ferro legato al contenuto nella carne è un ferro eme che quando arriva a livello della mucosa intestinale crea una forte infiammazione e un forte stress ossidativo. E tutto questo ci predispone a delle problematiche anche croniche. Scusa Danilo, quindi tornando a parlare di carne rossa, io associerei anche un altro alimento, ovvero le uova. Carne rossa e uova, quanto sono dannose e soprattutto sono dannose sulla problematica del colesterolo alto? Ok, allora sono due alimenti completamente differenti.
carne rossa e uova. Le carni rosse, abbiamo detto, guarda, sono degli alimenti sbilanciati, ovvero sono altamente proteici e contengono dei grassi definiti saturi. Questi grassi saturi poi ci predispongono allo stress ossidativo, all'infiammazione e alla tendenza di un rallentamento del metabolismo. Il colesterolo ha la funzione di trasportare i grassi all'interno del nostro organismo. E in realtà cosa si è visto? Si è visto che il 20% del colesterolo che troviamo all'interno delle analisi del sangue lo introduciamo attraverso l'alimentazione, mentre un 80% di quel valore che troviamo nell'analisi del sangue lo autoproduciamo. Ma lo autoproduciamo in risposta sicuramente alle nostre abitudini. Quindi è ovvio che se andiamo ad aumentare la quota di questi grassi saturi, che dovranno essere trasportati all'interno del nostro organismo, per poterlo fare, il nostro organismo sarà costretto ad aumentare la produzione di colesterolo, che poi a sua volta si può dividere in colesterolo buono, tra virgolette, quindi le HDL, e colesterolo cattivo, le LDL. Ora immaginate questo colesterolo come dei furgoncini, dei grassi, che viaggiano all'interno di alcune autostrade, che sono le nostre arterie. Ma le autostrade non dobbiamo immaginarle come le città che conosciamo oggi, dobbiamo immaginarle come qualcosa, una città futuristica, quindi come delle vere e proprie macchine volanti che viaggiano all'interno, quindi, di questi tubi che sono le nostre arterie. Ora, trasportano questi grassi. I grassi saturi hanno la caratteristica di ossidarsi, quindi di diventare un po' più pesanti. Quando diventano più pesanti, la navicella non viaggerà al centro dell'autostrada, ma inizierà ad appesantirsi In e quindi corsia pian più piano, pian lenta. piano, in corsia più lenta, ma pian piano queste navicelle potrebbero schiantarsi contro le nostre arterie, contro il lume delle arterie. A questo punto intervengono subito gli spazzini, che sono le HDL, quello considerato buono, che hanno la funzione di andare a pulire questi detriti depositati nelle arterie. E allora se facciamo una fotografia, facciamo delle analisi in questo momento, noi abbiamo un aumento delle LDL perché devono trasportare più grasso e una riduzione delle HDL perché si sono impegnate a pulire questo lume, queste pareti arteriose. Tutto questo si è visto, avviene con un'introduzione massiccia e quotidiana della carne. Per un periodo di tempo abbastanza lungo, eravamo convinti che tutto questo accadesse anche con l'utilizzo delle uova, ma oggi questa notizia è completamente smentita. Quindi le uova non innalzano assolutamente il colesterolo e la quota delle LDL, mentre la carne rossa innalza il colesterolo, tende ad innalzare il colesterolo e la quota delle LDL. E poi consideriamo che l'uovo è uno dei primi alimenti di derivazione animale con i quali l'essere umano è entrato in contatto. La gallina produce circa un uovo al giorno, con i quali la nostra popolazione, che era una popolazione basata sull'agricoltura, ne ricavava gran parte della sua alimentazione quotidiana. Quindi assolutamente le uova non creano nessuna problematica. Con determinate accortezze, no? Abbiamo la componente del tuorlo, abbiamo la componente dell'albume che devono essere cucinate nella giusta maniera. Quindi, per parlare in maniera più semplice, la parte rossa dell'uovo deve rimanere un po' più cruda della parte bianca che invece deve essere un po' più cotta. Questo soprattutto quando l'uovo non è freschissimo per la presenza di alcuni antinutrienti. A proposito, prendo spunto da una delle immagini che ha mandato in onda il nostro sagace regista Samuel Maiolatesi per parlare del sale. Talvolta è un ingrediente che viene, alcuni di noi ne utilizzano in abbondanza e invece tali altri preferiscono il così chiamato regime iposodico. Qual è la verità, Danilo, intorno al cloruro di sodio, che se non sbaglio è proprio il nome scientifico del sale? Sì. Allora, il sale, quando pensiamo a una dieta, immediatamente pensiamo di dover escludere il sale, perché il sale fa ingrassare, il sale ci porta a ritenzione idrica, il sale crea tutta una serie di problematiche metaboliche. Questa è
l'opinione comune. Ma bisognerebbe andare ad analizzare quale tipologia di sale. Ora, escludere il sale da un'alimentazione non è mai, a mio avviso, la via corretta. Ma questo ce lo dice un po' la storia, la cultura della nostra Italia, dei nostri paesi. Ad esempio, io ho vissuto per un periodo di tempo nelle Marche, nell'entroterra, nella provincia di Macerata, dove loro avevano l'abitudine e hanno tuttora l'abitudine di produrre un pane sciapo, cioè senza utilizzare completamente sale. Mentre se ci spostiamo più verso la Campania, a Napoli, il pane è molto molto saporito. E allora io mi sono chiesto, ma per quale motivo nelle Marche utilizzano un pane senza sale, mentre in Campania, a Napoli, un pane è più salato? Beh, perché anticamente le Marche, soprattutto nell'entroterra, erano molto famose per il ciauscolo, cioè per gli affettati e i salami che sono molto buoni, che di per sé sono già molto salati. E allora non avevano bisogno di salare anche il pane per una questione di gusto. Mentre in Campania era differente la situazione. Quindi è come se il popolo già bilanciasse in maniera importante il sale all'interno della sua alimentazione. Oggi ovviamente troviamo tutti gli alimenti in tutte le regioni d'Italia, quindi non è più così, ma se facciamo un giro nelle Marche e una passeggiata in Campania, notiamo che il pane è completamente differente. Ora, il sale, se lo consumiamo integro, quindi come sale marino integrale, questo ha tutta una serie di minerali che aiutano in realtà il nostro metabolismo. Se invece utilizziamo un sale raffinato, povero di oligoelementi, questo tende in realtà a rallentare il nostro metabolismo. Ora, un punto cruciale del metabolismo è il magnesio. Nel momento in cui andiamo verso un'infiammazione cronica sistemica, un'acidità sistemica, andiamo in realtà in carenza di questo magnesio. Il magnesio interviene in tantissimi processi del nostro metabolismo, al punto che se ho un mal di testa immediatamente penso di integrare del magnesio, se ho una stitichezza penso di integrare il magnesio, se ho una problematica di stanchezza, di crampi, penso di integrare il magnesio e per un certo periodo di tempo anche è stato pubblicizzato il magnesio come sale dimagrante. Per quale motivo? Perché il glucosio che introduciamo attraverso l'alimentazione, per entrare nella cellula ha bisogno sicuramente di insulina, ma per rimanere dentro la cellula e quindi rimanere intrappolato nella cellula, ha bisogno di un esochinasio, ovvero un enzima che è magnesio dipendente. Nel momento in cui entriamo in carenza di magnesio, il glucosio non riesce a restare all'interno della cellula e quindi a convertirsi completamente in energia. Allora tornerà indietro andando ad innalzare la glicemia. E cosa succede? Succede che nel sale marino integrale, quindi in sale integrale, noi troviamo il magnesio all'interno e quindi è un oligoelemento che ci aiuta a sbloccare il metabolismo. In un sale raffinato, il magnesio non lo troviamo e questo ostacola il nostro metabolismo. In più, il sale contiene lo iodio, al punto che molte tipologie di sale raffinato hanno dovuto aggiungere lo iodio, che ha invece un'importante azione di attivare la nostra tiroide. E siamo tutti d'accordo che in una situazione di sovrappeso, in una situazione di ipotiroidismo, lo iodio va ad attivare la tiroide, quindi a velocizzare il nostro metabolismo basale. Ovviamente, attenzione all'utilizzo adesso di iodio ponderale, facciamo molta attenzione perché se abbiamo invece una patologia autoimmune, ad esempio una tiroidite di Hashimoto, lo iodio andrebbe completamente escluso. Un altro alimento che non gode di una buona reputazione è lo zucchero. Allora, Basta un poco di zucca. cerchiamo di capire con Danilo, lo zucchero è sempre dannoso e in quali condizioni va consumato con cautela? Ma soprattutto la pillola va giù con un po' di zucchero? Allora, lo zucchero. La prima considerazione importante da fare è che le nostre cellule e il nostro cervello ha bisogno di zucchero. E su questo non c'è nessun dubbio.
in carenza, in assenza di zucchero, quindi durante un digiuno prolungato, il nostro cervello, in alternativa allo zucchero, ha la capacità di utilizzare corpi chetonici. Ora, lo zucchero è presente naturalmente sotto forma di fruttosio all'interno della frutta. Il fruttosio e la frutta è stato uno dei primi alimenti con il quale l'essere umano è entrato in contatto. La problematica dove nasce relativa allo zucchero? Dalla lavorazione, ovvero quando abbiamo iniziato con l'era dell'industrializzazione alimentare di andare ad estrarre lo zucchero dalla barbabietola da zucchero, quindi il fruttosio, che è lo zucchero contenuto nella frutta, dalla frutta, e con questo zucchero, questo dolcificante, abbiamo iniziato a creare prodotti lavorati. Ora, c'è una grande differenza tra mangiare un frutto integro, oppure estrarre il fruttosio dallo zucchero, dal frutto, e mangiarlo isolato. Cosa succede? Che mentre quando mangio la frutta, oltre al fruttosio, troviamo tutta una serie, cioè un fitocomplesso, in realtà un mondo di micronutrienti tra fibre, minerali, vitamine, quasi che sostengono le nostre cellule, il nostro metabolismo a convertire quel fruttosio in energia. Mentre quando andiamo ad inserire lo zucchero puro, che poi sotto forma di zucchero da tavola, il saccarosio, che è costituito da fruttosio e glucosio a sua volta, tutto questo è a calorie vuote, viene definito, ovvero contiene appunto questo glucosio, il fruttosio, il saccarosio, ma quando entra nel nostro organismo deve utilizzare i microelementi del nostro organismo per essere convertito in energia. E il nostro organismo non è sempre pronto di riuscire a convertire velocemente questa enorme quantità di zucchero. E tutto questo ci porta poi verso le oscillazioni tra insulina e glicemia. Molti studi ci parlano, mettono in evidenza che se noi manteniamo cronicamente alta l'insulina, andiamo verso l'infiammazione, verso lo stress ossidativo, l'aumento del tessuto adiposo e la riduzione della massa magra. E quindi è tutto qui il problema, cioè è la raffinazione degli alimenti e queste oscillazioni tra glicemia e insulina. In più lo zucchero è un alimento che va a distruggere, a rovinare la flora batterica intestinale, creando una forte disbiosi, e dato che i batteri, la flora batterica intestinale, ci aiutano a digerire gli alimenti, qualsiasi cosa mangeremo dopo andrà o in putrefazione o fermentazione, creando delle varie Invece problematiche. Danilo, per quanto E riguarda, sì. scusami, lo zucchero di canna, quindi la scelta anche di fronte a un buon caffè, si può, diciamo, scegliere tra lo zucchero bianco, lo zucchero di canna o anche dolcificante. Cerchiamo di capire meglio quali sono le differenze fra questi tre ingredienti. Ok, allora, lo zucchero abbiamo assodato che crea dei danni a livello metabolico e a livello di infiammazione, al punto che abbiamo sempre cercato delle alternative. Ma un altro punto importante da mettere in evidenza è che lo zucchero crea dipendenza. Quindi si è visto nei topi del laboratorio, che messi dei topi dipendenti dalla cocaina, quindi una droga che crea molta dipendenza, messi davanti alla scelta tra scegliere una dose di cocaina, una dose di zucchero, alla fine sceglievano lo zucchero. Quindi lo zucchero crea dipendenza. L'essere umano, nel momento in cui è entrato in contatto con lo zucchero piace a tutti. Insomma, ecco quando il nostro amico Lorenzo diceva la pillola va giù, perché effettivamente con lo zucchero mettiamo d'accordo tutti e il sapore dolce piace a tutti quanti noi. Ora, pensiamo a qualcosa di integrale. Da qui nasce l'idea di convertire le abitudini delle persone con qualcosa di meno dannoso, quale lo zucchero di canna. Poi abbiamo visto che lo zucchero di canna, se schiacciato, in realtà spesso e volentieri quello che troviamo al bar, è uno zucchero bianco rivestito da caramello, quindi diventa uno zucchero caramellato. Allora c'è difficoltà a trovare il vero zucchero di canna.
E il problema risiede sempre nel gusto dolce, così come per i dolcificanti artificiali o naturali, che addirittura non hanno calorie, quindi siamo riusciti a ottenere sucralosio, ad esempio, che ha zero calorie, ma questo ha comunque un gusto dolce. Ora, questo gusto dolce, nel momento in cui entra in contatto con la nostra, con il nostro palato, attiva degli speciali recettori a livello delle nostre mucose gastrointestinali e dato che il nostro organismo è molto avido di zucchero, cosa farà? Si è visto che per le 6-7 ore successive il nostro organismo riuscirà ad assorbire molto più zucchero del normale alimenti. Questo è qualcosa di interessante. E quindi l'idea sarebbe quella di rinunciare allo zucchero e magari bere il caffè amaro. Ma anche qui entriamo in un'altra problematica, perché l'abitudine di bere il caffè amaro appena sveglio al mattino è completamente sbagliata. Tu dirai, è amaro, qual è il problema? Perché il caffè in realtà sostiene una scarica beta-adrenergica con liberazione del glicogeno, che è il primo zucchero di riserva pronta che noi abbiamo all'interno delle nostre cellule muscolari e poi ben accumulato anche a livello del fegato. Insomma, cosa si è visto? Che se andiamo a bere questo caffè amaro a digiuno, andiamo comunque ad innalzare i livelli di glicemia nel sangue. Questo può essere strategico nel momento in cui voglio impegnarmi con un'attività sportiva, quindi andare a fare una corsa o una passeggiata, ma se subito dopo mi dovrò sedere alla scrivania o comunque continuare nella mia vita sedentaria, questo ci predispone ad avere un'oscillazione tra glicemia e insulina che ci porterà ad attacchi di fame nervosa durante la giornata. Ecco, ne parliamo tra poco. A sto punto io ne approfitterei. Pausa caffè, pausa pubblicità. 3 minuti e torniamo ancora qui con il dottor Danilo De Mari. A tra poco.